Ciao a tutti, allora oggi mi rivolgo ai miei colleghi perché ho fatto nella mia classe terza ho usato questo metodo di ripasso. Ne ho già parlato in un altro video dove però non lo spiegavo in modo specifico perché parlavo di tanti metodi didattici diversi. Questo qui l'ho chiamato ripasso a tavoli e secondo me è perfetto per ripassare alla fine di un argomento, può essere geografia, storia, italiano, qualunque cosa. È molto diciamo così attivo per quanto riguarda i ragazzi e non è monotono per niente, piuttosto che star lì a ripetere quello che è stato detto, dove poi alla fine intervengono sempre quelli, uno parla, gli altri stanno zitti e via dicendo. Allora, purtroppo per 2 o 3 anni ste cose non si sono potute fare causa Covid, adesso si può perché i ragazzi si possono mettere vicini e speriamo si vada avanti così. Allora, ripasso a tavoli. Prendo dei fogli e scrivo sopra questi fogli l'argomento che vogliamo ripassare. Io, ad esempio, in storia adesso ho spiegato la seconda rivoluzione industriale, la società di massa e l'imperialismo. Farò la verifica settimana prossima. Per il ripasso ho preparato questi fogli andando a inserire appunto i vari argomenti. Poi ho messo i fogli sui banchi e ho detto ai ragazzi che si sarebbero dovuti sedere dove volevano. L'importante era che alla fine del ripasso tutti avessero girato tutti i tavoli, ok? Quindi si formano dei gruppi che durano per un tavolo, diciamo, per un ripasso di un argomento, poi si scambiano, se ne formano degli altri, bisogna dare un limite, cioè i miei sono 20, ho detto ragazzi al massimo 4 per tavolo, quindi 3-4 per tavolo, perché altrimenti magari se ne mettono 10 tutti insieme. Penna sul tavolo, il compito qual è? 5 minuti di tempo, perché altrimenti poi diventa troppo. 5 minuti di tempo, ogni gruppo scrive sul foglio che si trova davanti tutto quello che gli viene in mente riguardo quell'argomento, utilizzando però fondamentalmente parole chiave, cioè non è che devo scrivere tutta la frase. Adesso vi faccio vedere, questo è un esempio, parole chiave riguardo quell'argomento lì. La seconda rivoluzione industriale, ad esempio, mi hanno scritto: non guardate il rosso che poi ho sistemato io le cose, oppure la società di massa, mi hanno scritto questo elenco, l'imperialismo inglese, l'imperialismo francese. Quando c'è il caso, quindi il primo tavolo è piuttosto semplice perché i ragazzi si trovano il foglio bianco, devono inserire qualcosa, riusciranno a inserirlo. È logico che sono lì in 3-4, si confrontano, decidono chi deve scrivere e va bene. Do il cambio, a quel punto i ragazzi si alzano e vanno a sedersi da altre parti, ma si devono mescolare. Non è che tutti e tre quelli che c'erano su questo foglio vanno sull'imperialismo Italia-Germania. No, si scambiano i gruppi e si mescolano. 5 minuti di tempo, si va avanti. Cosa succede? Succede logicamente che più si va avanti, più diventa difficile perché è stato scritto quasi tutto. Il compito dei ragazzi qual è? Rileggere prima di tutto quello che c'è scritto, vedere se sono d'accordo o meno con quello che c'è scritto, perché se qualcuno dice no, secondo me questa cosa non va bene, la cancello, ok? E eventualmente inserire altro. Per cui è logico che più si dà il cambio, più si va avanti, diventa difficile, perché ad esempio alla sesta volta i ragazzi si trovano dei fogli che sono praticamente completamente scritti, hanno trovato quasi tutto, bisogna proprio scervellarsi per dire sì, ma cosa è stato lasciato indietro, oppure ma siamo sicuri che tutte le cose che sono state scritte sono corrette. Il cambio di tutti i tavoli, ognuno ritorna al posto, i fogli li prendo io. A questo punto cosa faccio? Prendo un foglio alla volta e vado a leggere quello che hanno scritto. È logico che poi magari su alcune cose in particolare andiamo a specificare, magari se lo si ritiene particolarmente importante, si ripete per quell'aspetto lì, non è abbastanza un'ora, naturalmente ci vuole un po' più di tempo, lo si può fare anche in 2 volte, si può chiudere qui e ripartire poi la lezione. Dopo si va a quel punto, sono io che vado a togliere magari o a specificare qualcosa di in più che si doveva inserire o a togliere delle cose. Qui ad esempio abbiamo tolto cinema, fratelli Lumière, perché questi sono più legati alla società di massa che non alla seconda rivoluzione industriale. Però in questo modo i ragazzi ripassano tutto, si confrontano, scrivono, si alzano, si muovono materialmente. La lezione non è per niente monotona. E vi assicuro che piace, perché io alla fine faccio sempre votare i miei ragazzi quando
faccio qualcosa di particolare e questi sono, abbiamo un cartellone dove attacchiamo i post-it, per cui leggo libro e narrativa, voto, guardiamo un film, facciamo un lavoro di gruppo, questi sono i voti, a parte un 6 e mezzo, direi che sono tutti voti molto alti. Ai ragazzi è piaciuto, ho detto, a voi piacerebbe rifarlo un'altra volta, quindi provate a pensare che voto dareste. E la cosa migliore è che loro comunque sono attivi, non sono lì fermi ad ascoltare la prof che ripete o anche un compagno che ripete, perché quando si ripete comunque appunto la maggior parte dei ragazzi ascolta qualcun altro che parla. In questo modo invece sono tutti attivi e lavorano. Ve lo consiglio, io l'ho usato, ho provato a usare questa attività anche prima del Covid e adesso la userò spesso. Ciao a tutti!